Allora, il compito che mi è stato affidato è quello di parlarvi un po' del linfoma a grandi cellule. Il linfoma a grandi cellule si identifica nel linfoma a grandi cellule B, di derivazione B linfocitaria, che è caratterizzato dal fatto di essere un linfoma dalle caratteristiche aggressive, cioè da una malattia che avanza in maniera rapida. Ecco perché spesso il linfoma si presenta con caratteristiche proprio di, legate alla presenza di masse linfonodali, sia superficiali che profonde. E rappresenta il 40% di tutti i linfomi non Hodgkin. Avete sentito parlare degli Hodgkin, dei non Hodgkin, ed è caratterizzata dal fatto che purtroppo, pur essendo una patologia che può suscettibile di cure nelle prime linee, è caratterizzata da una sopravvivenza che è sotto il 55% a 5 anni e quindi è una patologia che bisogna curare e curare nel miglior modo possibile, soprattutto riprendere quella fascia di pazienti che non rispondono alle cure di prima linea. Ha un'incidenza relativamente importante, perché rappresenta appunto il 40% dei linfomi non Hodgkin, ha una prevalenza leggermente superiore negli uomini ed soprattutto è caratterizzata dal fatto che incide in un'età generalmente superiore ai 55 anni, ma non è assolutamente infrequente anche in pazienti più giovani. E la, della stadiazione, del fatto che la diagnosi si pone sulla biopsia della massa linfonodale, del linfonodo in toto o della sua parte istologica, se interessa, cioè del suo frammento istologico prelevato da eventuali localizzazioni non linfonodali, avete già sentito parlare, quindi non mi soffermo su questo. È molto importante fare la biopsia linfonodale, la biopsia e l'istologia rappresenta un grande momento anche dal punto di vista classificativo, in quanto l'avere nozioni più di immunoistochimica che ci fanno capire meglio la patogenesi, il livello dove, da quale parte del linfonodo deriva, porta a stratificare in maniera migliore i pazienti e quindi a prevedere la risposta in un certo qual modo alla terapia, cioè poter immaginare che questi pazienti possono in qualche modo essere attenzionati in maniera diversa, perché c'è una possibilità che possano ricadere. La gran parte dei pazienti risponde alla terapia di prima linea, che è classicamente rappresentata da un anticorpo monoclonale e da associato a una chemioterapia plurifarmaco standard. L'R-CHOP ne avete sentito parlare sicuramente, l'associazione dell'anticorpo monoclonale anti-CD20, il rituximab, e l'associazione polichemioterapica CHOP. Questa terapia, che rappresenta ancora oggi lo standard terapeutico, riesce a mandare in remissione la gran parte dei pazienti. Due terzi dei pazienti rispondono e hanno anche una sopravvivenza, però c'è un terzo che ricade o è refrattario alla prima terapia. È lì che oggi si lavora, e si lavora moltissimo, e bisogna recuperare. I nuovi farmaci, già ne avete sentito parlare, rappresentano veramente la nuova frontiera. In prima istanza sicuramente chi ricade o è refrattario alla terapia ancora oggi attualmente si avvale dell'autotrapianto dopo una chemioterapia ad alte dosi, capace di reclutare le cellule staminali che poi verranno reinfuse. Ma oggi si guarda in maniera prospettica, si guarda al futuro e si guarda quindi a tutto quello che è l'armamentario che la scienza ci ha messo a disposizione, che sono gli anticorpi nuovi monoclonali di nuova generazione, i bispecifici, la battaglia che il nostro sistema immunitario stesso fa verso le cellule cancerose. Quindi il futuro sta proprio in questa guerra tra i nuovi farmaci biologici e la roccaforte che rappresenta il linfoma ricaduto refrattario.
Già avete sentito parlare di questi nuovi farmaci, che sono gli anticorpi farmacoconiugati, chemioterapici innovativi, che possono anche essere adottati in quella fascia di pazienti che non può avvalersi del trapianto per le ovvie ragioni, per età, per tossicità, le combinazioni nuove, i nuovi anticorpi monoclonali bispecifici. Delle CAR T sicuramente oggi rappresentano la nuova frontiera di cura, c'è una sessione dedicata a questo, quindi non ne parlo. E allora, questa è la storia, e allora qual è l'approccio odierno? L'approccio odierno è dinamico e va adattato di volta in volta alla situazione. Il gold standard rimane sempre le terapie che noi conosciamo, ma dobbiamo pensare a riprenderci quella fascia di pazienti che oggi si possono avvalere di nuove cure, in maniera tale da prolungare sempre di più la vita, le aspettative di vita di questo tumore che è abbastanza aggressivo. Però le sofisticate conoscenze biologiche che sono in continua evoluzione e le terapie mirate, se determinano un successo, contestualmente creano sicuramente tutta una serie di dinamicità rispetto alle aspettative che ciascun paziente mette e sull'esito della terapia. Tutto questo è in divenire, lo vedremo, per cui è molto importante il ruolo dell'associazionismo in termini emotivi, proprio perché la famiglia, il curante, il paziente dovrà tollerare proprio questa lotta tra il rischio di affrontare una nuova terapia e la speranza di una vittoria. Grazie. Se non ci sono domande urgenti, c'è una domanda urgente là sopra. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle se esiste un database laddove sono elencati il quantitativo di malati di linfomi a livello nazionale e internazionale. E poi un'altra domanda ancora, si è parlato stamani di terapie, di soluzioni farmacologiche e non per quanto riguarda il trattamento di questa tipologia di malattia. Una domanda che mi sono sempre fatto da quando è che sono entrato nel team. Ma dal punto di vista scientifico si è ben capito quali sono le cause antecedenti al motivo per cui praticamente una persona prende questa forma di tumore? Grazie. E allora parto dall'ultima, che è la più semplice, cioè no, la più semplice, quella più complessa, ma che ha una risposta. Sicuramente l'instabilità genomica che è insita in qualsiasi sistema che in qualsiasi cellula noi abbiamo sempre una dinamicità all'interno del nostro DNA, quindi c'è un'instabilità che crea sicuramente continuamente nel nostro materiale genetico dei danni che il nostro sistema integro è capace di sicuramente riparare con tutta una serie di meccanismi molto complessi dal punto di vista biologico. Ora, quando c'è una fase di instabilità, e lì molto probabilmente, perché tutte sono sempre ipotesi, vanno ad innestare elementi che sono in grado di creare proprio un imbalance in senso negativo, quindi nella incapacità di riparare i danni che il DNA da sé è in grado di recuperare, o di ripristinare o di correggere, che si innesca il momento della cancerogenesi. Sono meccanismi complessi, di volta in volta diversi patologia per patologia, diversi geni coinvolti, un meccanismo in cui c'è una lotta tra il self e il sistema proprio, che è in grado immunologicamente di reagire a insulti o a cellule che diventano atipiche, vedi il meccanismo dell'autoimmunità. Quindi questo non lo sappiamo di fatto, quindi rimane una domanda molto complessa. Per quanto riguarda i database esistono sicuramente registri tumori, esiste un registro europeo sicuramente dei linfomi, immagino che poi
la FIL, cioè la Federazione Italiana Linfomi, i gruppi cooperatori che si occupano di linfomi, lavorano proprio sul raccogliere dati. Sarebbe molto importante avere dei registri anche nazionali specifici per patologia, forse ancora non ci sono.